Buonasera a tutti, siamo in diretta da Piano Sharing per un nuovo format, le interviste ai pianisti che hanno partecipato per questi lunghi mesi di quarantena e non solo, nella nostra pagina hanno suonato live direttamente dalla loro pagina in cross-posting anche sulla nostra. Questa sera introdurremo Nicola Virgili, che in diretta da casa sua, nel suo studio, ci racconterà un po' di lui, della sua musica, dei suoi progetti, delle cose imminenti che stanno per uscire e anche dell'esperienza piano sharing. Quindi passerei proprio la parola a Nicola e quindi buon ascolto e godiamoci l'intervista insieme. Ciao Nicola. Ciao, ciao, buonasera, ciao. Raccontami, tu che cosa fai oltre a suonare, cosa fai nella vita, come riesci anche a suddividerti soprattutto? Allora, io sono appunto pianista, compositore, arrangiatore, un po' tutto. Suono il piano da quando ero ragazzino, ho cominciato attorno ai 6-7 anni e poi nella vita a un certo punto la musica mi ha portato un attimo a fermarmi per motivi anche personali, quindi mi sono messo a fare anche altro. Sono un libero professionista, faccio anche l'avvocato. E poi in realtà un po' di anni fa mi sono riavvicinato fortemente alla musica, sfruttando anche la tecnologia che mi ha permesso di usare i pianoforti digitali, quindi suonare e comporre nel cuore della notte. E ho ripreso a suonare in maniera molto. Quindi hai una vita full immersion sia di lavoro e poi ti suddividi di notte, sei sonnambulo, anche tu, diciamo, sei come noi, ecco, come noi musicisti, dedichiamo la nostra parte del Fin tempo. da quando suonavo, che avevo 20 anni, con i gruppi che si facevano alle 4 e 5 del mattino, mi è rimasto quello. Quindi sono un ottambulo, quindi non ho problemi a far tardi la sera, per fortuna, se no non saprei come fare. Ti Quindi sì. Sì, capisco, ti capisco. ma Quindi, tutti noi siamo un po' così ottambuli. no, ma doverosamente, anche perché sennò le cose, le belle idee, le idee insomma più intense sono di notte. I dischi si fanno di notte, non si fanno di giorno. Musicisti mattinieri ne ho conosciuti proprio pochi. Sì, no, Proprio pochi. ma ti credo, perché la creatività di solito è solo notturna, almeno dal mio punto di vista. Concordo. Difficilmente poi ci sono troppi disturbi durante la giornata, le telefonate, oppure, non so, i rumori in sottofondo che ti distolgono un attimo dal progetto, insomma, da quello che stai suonando. No, ma poi di notte, non so, è un'atmosfera diversa, quindi io che compongo anche musica abbastanza spesso delicata così, di notte forse è il momento migliore, no? Assolutamente, assolutamente. Quindi tu come ti collochi nel tuo ambito musicale? Io ho visto insomma che suoni con due bellissimi progetti, in due bellissimi progetti che sono il Traveling Jazz e il Duo Panic. Ci vuoi raccontare qualcosa anche come riesci anche a suddividere in questi due completamente progetti diversi, ecco. Guarda, l'ho detto anche l'altra sera nella diretta quando ho suonato che io rifuggo un po' dalle etichette in generale, quindi sono molto trasversale. Mi piace veramente la musica. Il mio progetto quando suono in piano solo si intitola il pianoforte 360 gradi, proprio perché mi piace suonare dalla musica classica. Di solito metto musica classica, un po' di jazz, un po' di musica mia personale, un po' di brani, non so come chiamarli, quella new classica, come insomma, un po' Modern classic, sì. E Di tutti i generi, poi perché io trovo che la musica bella prescinda proprio dalle categorie, per trovare della bella musica. Ma assolutamente, condivido, condivido. Beh, tutta comunque musica insomma. qua. Poi sono passato a suonare funky con vari gruppi. Adesso ho un gruppo, un trio che è più improntato al jazz, e un duo che è un po' più pop, e poi ho la mia musica che è boh, quello misto un po' di tutto, credo che sia. Beh, insomma, il tuo suono nel cassetto è quindi spaziare, oltre da classica jazz, pop e quant'altro, vorresti scrivere colonne sonore, giusto? Assolutamente sì, il mio sogno è proprio quello, scrivere mi piace tantissimo associare la musica alle immagini. Quindi mi piacerebbe scrivere, ho già fatto un mini spot, mi piacerebbe scrivere o musica per le pubblicità piuttosto che per cortometraggi o colonne sonore di film, perché è proprio quello che mi piacerebbe fare, non sono ancora riuscito a fare, ma è quello che ho in mente di riuscire a fare. Ma hai in preparazione un album di imminente uscita? Stai lavorando su qualche progetto che insomma ci tieni chiaramente a
ad anticipare qualcosa a noi di Piano Sharing? C'è qualcosa che bolle in pentola? Ho un brano anche abbastanza lungo che ho già registrato in fase di mastering e quindi penso di pubblicare tra un po'. E poi ripeto, spero sempre di riuscire a trovare. Ho un video che ho realizzato, meglio non ho realizzato io, ho realizzato una giovane regista sul mio brano che ho su YouTube. Uh-huh. È stato proprio diciamo registrato, fatto con questa regista, e il mio sogno appunto è quello di riuscire invece a fare il contrario, cioè su un video magari di qualcun altro già pronto io realizzare una colonna sonora. Realizzare una colonna sonora è il sogno un po' di tutti. È anche il mio sogno, anche il mio sogno. E c'è qualcosa che uscirà, insomma, mi accennavi così. È un brano che ho composto durante la quarantena, visto che abbiamo avuto tempo. Ho avuto tanto tempo, è chiaro. Devo dire che in realtà per un po' nei primi momenti della quarantena anche non mi andava neanche tanto di suonare. Ti credo. Perché altri musicisti hanno perso, il mio stesso bassista del mio trio, anche lui non aveva voglia perché eravamo un po', come posso dire. No, eravate stimolati, chiaramente, sì, visto la situazione. Siamo disturbati, no? Quindi poca voglia anche di suonare. Poi piano piano è tornata. E ho composto questo brano che adesso vorrei pubblicare, non so ancora se adesso prima dell'estate o subito dopo. E i canali in cui i nostri ascoltatori, insomma, o chi ti ha seguito, chi ti segue, chi ci seguirà, dove possiamo trovare la tua musica? Ma la mia musica è un po' dappertutto, nel senso ho brani che ho su Spotify, iTunes, Google Music, sulle classiche piattaforme digitali e anche commerciali. E poi ho un po' di brani free che invece sono sia sulla mia pagina Nicola Virgili Musician di Facebook, sia sulla mia pagina sempre Nicola Virgili su SoundCloud e anche qualche cosa su YouTube che è free assolutamente. Quindi diciamo ai nostri telespettatori, chiamiamoli così, di seguirti, di ascoltarti, di comprare la musica, di non scaricarla soltanto, ma di comprarla e apprezzare gli artisti che ci hanno seguito, che ci seguono e che fanno della loro musica, dell'arte. Quello che volevo chiederti ancora, e poi se ti va, insomma, ci racconti, come sei venuto a conoscenza di Piano Sharing, cosa ti ha spinto a suonare Piano Sharing e se consiglieresti, soprattutto, alle persone che ci guardano così, di suonare live anche per noi. Guarda, devo dire che da questo brutto periodo qualcosa di positivo si può sempre trarre, no? E quindi l'idea comunque di poter suonare da casa propria, comunque dai propri spazi e avere una diffusione pressoché illimitata, perché quando qualcosa va in rete può andare ovunque, credo che sia una bellissima idea da tenere. E io ne sono venuto a conoscenza tramite collega pianista che è Igor Longhi, che ho conosciuto a Piano City Trieste, dove ho suonato l'anno scorso, e ho visto che aveva suonato per Piano Sharing, quindi ho parlato con lui, lui mi ha messo in contatto con voi, quindi poi è nata questa collaborazione che mi pare molto, molto interessante. Quindi consiglieresti a chi volesse, insomma, contattarci di suonare, visto, insomma, l'opportunità che gratuitamente, diciamo, riusciamo a trasmettere la musica, i nostri sogni, le nostre realtà, le nostre emozioni a coloro, insomma, che hanno voglia di esprimersi. Assolutamente, ripeto, è un mezzo che permette, che può permettere di diffondere la propria musica, la propria arte, quello che è, potenzialmente ovunque. E assolutamente lo consiglierei. Anche se è un'esperienza un po' particolare, perché suonare senza pubblico non è... Immagino. Cioè, tenere la concentrazione come un concerto ma senza la gente non è semplicissimo. È diverso che suonare in un locale dove senti la partecipazione o comunque la tensione degli spettatori, no? Qui sembra quasi di registrare. Però qui non puoi fare perché sei comunque in diretta, quindi è molto particolare. È un'esperienza che consiglio da fare perché è particolare. Però la cosa interessante è che, insomma, anche io ho suonato su Piano Sharing e suonato anche in streaming, il fatto di avere anche una certa tranquillità nell'esecuzione. Non hai lo stress, magari delle persone che ti ascoltano, sono curiose. C'è una curiosità quasi diversa da parte del pubblico, no? È vero, però io sono un po', sono un po' un animale da palco, quindi mi piace proprio la tensione. La tensione che si crea in quel momento. Della gente attorno,
mi piace, non mi infastidisce, per cui piace anche quello. Qui però c'è davvero la tranquillità che uno suona, tranquillo, non ha disturbi di nessun genere, gente che tossisce, che passa, che esce. Certo. Quindi puoi essere molto, molto concentrato. Beh, io ho visto insomma che ti hanno seguito in tanti, ho seguito la tua diretta, ho visto che c'erano anche tanti, tanti commenti positivi, mi è piaciuto molto ascoltarti e insomma, spero insomma che questa anche intervista possa anche aiutare le persone a conoscerti e a conoscerci. E altre cose, seguiteci, seguitelo, Nicola Virgili, Piano Sharing. Vi auguriamo una buona notte, seguite sulla nostra pagina Facebook Piano Sharing Italy, oppure potete scriverci un'email a hello@pianosharing.it. Auguriamo buonanotte a tutti, grazie Nicola per il tuo tempo, grazie per la tua musica, ci sentiamo presto, ci vediamo presto, spero di vederti e di conoscerti anche di persona. Ricordo chi vuole col mio nome, mi può trovare un po' dappertutto. Ah, e se vuoi ricordare, ricorda su Facebook... come ti troviamo? La mia pagina, c'è anche su Instagram, su YouTube, col mio nome mi trovate un po' dappertutto, quindi su Spotify ovunque, basta digitare il mio nome e trovate i miei brani. Perfetto, io ti auguro una buona serata, ti ringrazio e buona musica e buon lavoro soprattutto. Grazie. A presto, ciao, grazie a te, ciao.